Porca puttana, c'è Pardo. No, Pardo porta sfiga. Dai, Vasquez, Bianchetti, hai dai. Raffa in panchina. Astronzo. E per chiudere in bellezza avremo il gufo. Ma che gufo, c'è poco da gufare, ragazzi. Dopo l'ultima partita... Nessuno vuole bestemmiare? Bestemmi. Anche questa cosa. Ma io non c'entro una sega. Cioè, il suo canale ci sono, appaio così dal niente, ma... Mi ha fatto vedere i commenti, ragazzi, ma che avete visto le bestemmie? Che tanto sicuramente le dite anche voi. Ciò io sotto il culo. Definiva una moglie il mio. First time? No. È arrivato il Cree! È arrivato Christian che fuma! È pieno di fuma! È il Cree, ragazzi! È la Cremona! Ma chi è l'arbitro? Prima posso. Vabbè, dai, andiamo su. Minchia, ma quanto è bassa sta telecamera? Sembra tutto FIFA. È scalante, ma questo giocava nella Liga. Ma è tipo un giocatore esotico, mi sa di Betis. Fallo! Cioè, già non turnover contro di noi. Ma c'è da vincere, dai! Ti immagini? Pesci in faccia, così. Io siamo il Milan. Noi siamo la pomata dell'uccello per i vecchi. Tutti cazzi tornano in vita quando giocano contro di noi. Però questo grigio un po' mi disturba. Rosso. Ci voleva il nero, vero? No, quello parebbe schifo. Tutti dentro. Ma Sandrino? Colpo di testa, tira! Segna. Magari. Dio, lo sai che penso? Domani sera c'è Inter Bologna. I fantasmi. No, Inter Bologna è finita 6-1. 6-0. Urevic. Provare a Reghiglione. Che faremo con? E se finisse 0-0? Fino adesso potrei. Mi sembra un bel risultato, devo dire. E se finisse 0-0? Cioè, ha perso 20 secondi carne secchi al 15° minuto con la palla a mano. Calcio di punizione per la guarda che Origi c'era Tonali, coglione. Oh, cazzo tiri. Secondo me Rebic è drogato oggi. C'è drogato marcio. Beh, tira Paolo, tira. Non tira. Bello, bello. E poi prendi Diaz di testa, è una poesia, eh. Pov, sei al 90° di FIFA e provi il pallonetto e stai perdendo. E sul contropiede poi prendi il gol. Guarda lavori, la ammazzato un piccione. Macchina gialla. Messias, ma affanculo. Buono Messias. In fondo va a cercare il 10. No! È arrivato qui Brian Diaz all'incrocio. È arrivato, ma succederà per il compagno. Palla alta, non di volta, rivediamo. Mamma mia, che busta di piscio, Revic. Bravo, bravo, bravo. Tanto farà la puttanata. Origi, Origi prende il tempo. No! Cazzo, ha preso carne secca. No! Grandissima parte. Mi serve anche il gol di Origi. Mamma mia, carne secca. Rimasto in piedi fino all'ultimo. Devi fare come Rafa, che la mette sul primo palo. Contro lo Spezia dici, se non facciamo il gol 0 prima della fine del primo tempo, potrebbe essere un problema. Poi dico, se non facciamo il gol prima che finisca il primo tempo, e sottolineo, soprattutto se non lo prendiamo, perché io conosco i ponti. Qui c'è il fallo invece. Si diventa ancora verso Valeri che prolunga. Era stato bravo nell'anticipo su Kier. Il barone esce senza problemi per Tata Luciano. E perché è già uscito? Grazie a cazzo! Grazie a cazzo, era già uscito ovvio senza problemi per Tata Luciano. Benda su Tonali. Tonali dentro! No! Oh, in quella zona hanno dei buchi, è già la seconda. Però la svegliano sempre. È troia. Ora, non è che abbiamo avuto grandi occasioni tranne quella di Origi. Però, forse ci meritiamo un gol. Cos'è? Sarà il record di imbattibilità per la Cremonese. Perché non mi pare che, cioè... Vabbè, sì. Dentro! Ciao, no! Mamma mia, che parata, carne secca, è pazzo. Tento che è forte. È pazzo quello lì. Complicatissimo, davvero efficace della sua... Oh, sanno dribblare! Mano aperta, così. Santa Lusano non l'avrebbe mai presa sta palla qua, sai? Però la pazienza la sta perdendo in questo momento, Pioli. Un po' per le occasioni che stanno diventando... Come Adriano, uguale, la sta perdendo anche lui, la pazienza. Io, Pioli. Vorrebbe rimettersi... Vedi, se quella merda di Giuno si faceva espellere, poi ci sono anch'io.
anch'io che rosico ancora per il pareggio dell'anno scorso contro la Salernitana, eh. E sto ancora rosicando, nonostante abbia vinto il campionato e ne sia cominciato un altro, sto ancora rosicando per quel pareggio. Bono! Brahim! L'ha presa un'altra, non ci voglio bene. Ma questo è questo è un pazzo sgravato. Ragazzi, lo stavo per dire, brutto come pochi, eh. C'ha un ghigno, che palla in mezzo, pallone dei oddio! Ho visto un gol. Non riusciamo a fare un contropiede, che è? Tanto sicuramente non darà recupero. Oh. Sì, ma se lo fai finire 3 secondi prima! Vaffanculo! Doveva andare a farsi una sega, non ha più voglia di stare lì a vedere sta partita. Vabbè, insomma, ragazzi, che vi devo dire? Dico che mi puzza. 0-0, cioè, per me, per come la vedo io, non finirà mai così. Però è buono. Cioè, per ora... Prima cosa, togli Rebic, ci metti Leao. Subito, subito. Ecco. Allora, subito! Oddio, oddio, riprendiamo sto patibolo. Ma anche perché Rebic fa ste minchiate qui? Questo è fallo. E ammonisci quel 18. Se qui si piglia un gol, anche per sbaglio. Che poi per sbaglio non si pigliano mai gol. È un problema. Sì, però non è possibile che tutti gli anni una neopromossa la rendiamo importante. L'ex portiere della Steaua. E dunque, perché non è rimasto là? Nel senso di lui, va in cross. Palo a cercare. Questi pinciano i piedi. Ma non esce! Al portiere in Berghini stavamo 3-0. No! Allontanato, è arriva Tonali. Conclusione, ribattuta la bella. Pinch! Orighi! Orighi, Orighi! Cazzo! Aspetta. Cazzo! Con le proteste della Aspetta. Lo so. Il gol convalidato. I giocatori della Cremonese che protestano. Bono. Che gol del Milan e gol di Righi al Fanta. Qualcosa non va. C'è sicuramente qualcosa che non va. Da qua si vedrà un cazzo. Conclusione. Non so anche sulla posizione. Anche sulla posizione di Righi. Sì, non abbiamo ben capito se protestano per 3 cose, 2 o 1. Però io voglio vedere una cosa. Come l'ha presa il difensore della Cremonese, però? La reazione della panchina del Milan. Non ce lo danno. Non ce lo danno. Gol annullato per... Lo sapevo troppo, lo sapevo. Ma come le so le cose io? Secondo gol di fila che ci annullano. Vabbè, ma ora ci fanno vedere l'immagine. Ma come le so le cose io? Valutazione di tipo contro il Milan accendono il VAR ancora prima di fare gol. Ma non c'entra nulla contro il Milan, contro no. Ma se è fuori, se è fuori gioco lo vedremo. Ragazzi, che c'è? Ma che cazzo la va che sto coglione fuori aria? Tanto l'ho disegnato, non mi preoccupo. Ma dovrebbe essere così. C'è la partita più tranquilla che abbiamo vinto, è stata quella Juve. Sampdoria e Verona, ultima e penultima, abbiamo vinto 2-1. Con entrambe abbiamo avuto anche il coraggio di fargli fare il gol del pareggio. Rebic. Tomori, non tirare. Addirittura il tiro. Conclusione che finisce. Ed è Shorighi! Già! La levate sta pubblicità! Un'ora non abbiamo fatto gol alla Cremonese. Io non lo so, l'ho già detto dall'inizio. Ho sbagliato di origine. Ma qui non c'è pane per i denti qua oggi. Ma come si fa a non fare gol a sti qui? Ti rendi conto che non abbiamo ancora fatto gol? Però sembra una stronzata. Ma un giocatore come Hernandez si senti la sua. Non fare fallo! Mamma mia che roba, mamma mia, ma cosa mi tocca vedere? No, in realtà dalla parte non spero solo che finisca così ai fini dei punti della classifica, ma per vedere la tua live reaction dopo, te che ti incazzi, questo vorrei vedere, però non succederà mai. Fate iniziare sto mondiale domani perché non ne possiamo più, per favore. Io che lo offendevo tanto sto mondiale. Guarda, non vedo l'ora che inizi. E meno male non ci andiamo. Dio Gesù. Leao dentro! Ha preso! Terza parata. Alla fine era un tiro. Togliti dal cazzo. Mori. 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 Mamma mia. Ma perché Messi ha giocato ancora nel Milan? Perché? Cosa?
cosa abbiamo fatto per meritarci Messias? Cosa abbiamo fatto di male? Cioè, abbiamo vinto nella storia 7 Coppe dei Campioni e come ringraziamento citate Messias. E dobbiamo vincere 15 per toglierci dai coglioni. Poi Pioli, ragazzi, fa sempre i cambi ruolo per ruolo. Cioè, almeno Inzaghi quando deve vincere mette dentro tutti gli attaccanti che ha. Fate iniziare sto mondiale domani, per favore, non ne posso più. Cioè, la Cremonese non ha fatto un tiro. Basta ste palle di merda, Messias, basta! Basta ste palle di merda! Chiediti perché a 30 anni giocavi nel Crotone! Evita un intervento, alla fine Messias... Messias, no! Perché? Perché Messias fa sempre la cosa sbagliata? Perché? Solo se gliela mettono davanti al naso, tira! Rebic, dai! Bono! Aspetta domani, coglione! Aspetta domani! Aspetta domani, coglione! Per tirare! E poi il gol l'avevamo anche fatto! Mamma mia, che bidone! Quest'anno Rebic non imbrocca mezza! Carletto! C'è Messi! Cade! Ma se l'ha fatto doppietta, tipo alla prima! Alla prima, basta! De Ketel che scivola in aria! Mamma mia! Ma mi importa una bella sega se scivolano tutti! Una meba, Leo! Una meba! Ammonito, per proteste. Sì, vabbè, fai la botte fuori dallo stadio perché ci sei, brutto coglione, no? Quanto soffriamo le squadre che si chiudono. Quanto cazzo le soffriamo. Allora, 78 e 47 fallo. Vediamo quando verrà battuta. Già 20 secondi. 29 secondi per battere una punizione a centrocampo. Lazetic. Fa uscire Rebic per la cosa. E Krunic per Tonali. Cosa? Ma aspetta, chi ha imparato a fare i cambi così? Cosa? Cioè, io vorrei veramente cavarmi gli occhi con due forchette in questo momento. Poi perché cambi tre punte in una partita? No, mi devi spiegare perché ti cambi tre punte in una partita. Devi vincerla. All'82esimo stai 0-0. Le tre punte devono giocare insieme. Ma no, mamma mia, no. Devono giocare insieme. Guarda come perde tempo sto bastardo. Non sta perdendo tempo, ha preso il calcio d'angolo. Sì, perché? Perché ci può mettere 10 minuti per battere. Adesso, guarda, sono già passati 20 secondi. Fallo e porta via la palla. Vedi questo? Non deve essere giallo, deve essere rosso. Deve essere rosso questo. Fai fallo, te lo fischia, lo senti. Porta via la palla rosso. C'era il terzino. Ha paura. Messias è una fighetta. Messias è una fighetta. È una cazzo di fighetta. Prima del 90esimo. Stretta e pelosa. Cioè, rinunciano al contropiede per non prendere un altro contropiede. Ecco la minchiata di De Ketler. Eccola. Mancava. Giallo, lo manca. Porca madonna. Riesce a servire buon aiuto che poi direi po- primo tiro della Cremonese a 93-08 e stiamo 0-0. Vergognatevi. Prova Lazetic dal fondo. Basta. Basta.